Salve a tutti. In questi giorni sono venuta a conoscenza di un programma che ho trovato davvero interessante per essere utilizzato in classe come un registro proprio personale al di fuori di quello che sarebbe il registro della scuola che è molto più amministrativo e più serio. Parlo di Class Dojo. Questo programma è davvero interessante perché non soltanto ci dà la possibilità di valutare gli alunni in base a determinati skill che loro hanno, però possiamo anche creare una vera e propria classe virtuale con un'interazione sia con gli alunni che con le famiglie. Perché faccio questo tutorial stasera? Perché praticamente guardando sul web non ho trovato tutorial in italiano, ma tutti in inglese. Benché sul sito ci sia comunque la lingua italiana, però per quanto riguarda la gestione delle pagine non è tutto in inglese. Allora, per aiutare un po' le colleghe che come me ne masticano poco di questa lingua, ho deciso di regalarvi, diciamo, questo, quello che ho scoperto smanettando. Allora, il primo passo da fare una volta entrati sul sito di Class Dojo è quello di registrarsi. Quindi ci si può registrare come insegnante, come genitore, come studente oppure addirittura registrare un'intera classe. Però, siccome io sono già iscritta, allora praticamente mi dice di entrare con la mia email di registrazione. Allora, la mia password. Accedo. E sono entrata praticamente nel mio pannello, nella mia pagina. Come potete vedere, qui c'è già il mio account, ho generato il mio profilo, ho inserito anche un'immagine, quindi ci sono le varie impostazioni, il profilo, la password, la lingua. I messaggi, i commenti, i termini per la privacy e tutto. Una volta che avete riempito i diversi campi, potete tranquillamente dare l'ok e chiudere. Andiamo adesso alla creazione della nostra classe. Io qui ho già veramente creato la mia classe di italiano, l'ho condivisa con la collega di classe e anche la classe di storia. Però, siccome ci sono già in elenco i nomi dei miei alunni, per la loro privacy preferisco non aprirla e facciamo questa è la classe demo che loro danno già come dimostrazione, però voi potete anche eliminarla. Aggiungi classe, la prima cosa che appare è questa piccola immagine che possiamo anche modificare a nostro piacimento, sostituirla. Non so se ad esempio facciamo geografia, possiamo scegliere il mappamondo, scriviamo quindi geografia e selezioniamo l'anno. Sì, so, se voi avete la scuola materna, l'asilo, prima elementare, seconda elementare e via discorrendo, quarta, quinta per le scuole medie e scuole superiori. Allora, vabbè, io ho una quarta elementare, quindi scrivo quarta elementare, aggiungi classe. E a questo punto mi dice di inserire il nome degli studenti oppure di importarli da una lista. Cioè, noi possiamo pure farci una lista in Word o in Excel, copia e incolliamo, importiamo automaticamente la lista, però possiamo anche copia e incollare,
con il tasto destro del mouse incolliamo la lista degli alunni, o invece possiamo anche metterla manualmente, non so, Licia, Francesco, boh. Alessandro, Simona. Vedete che man mano che noi inseriamo gli alunni, lui in automatico gli abbina anche delle skill che si possono poi anche modificare andando sul profilo degli alunni. Comunque ne metto altri due, tre, vediamo un pochettino. Marco, Fabiana, Giovanni. Ogni tanto schiappa il tasto, Giovanni, e via dicendo. Quando abbiamo finito di aggiungere tutti gli alunni, clicchiamo su finito per gli alunni e si apre praticamente la parte più interessante. Quindi le skill, a cosa servono? Le skill praticamente servono per dare un voto agli alunni in base alle determinate voci che noi abbiamo aggiungere. Allora, abbiamo delle skill in positivo, quindi aiutare gli altri, che possiamo anche modificare sia nel nome e poi nell'assegnazione dei punteggi. Questo ci serve anche per assegnare punteggi 1, 2, 3, 4, fino a 5, un massimo, quindi da 0 a 5. Vabbè, lasciamo, mettiamo 0, salva, cancella. Quindi partiamo da zero, possiamo modificare le nostre skill. Non solo, ma possiamo anche cambiare la finestra, nell'immagine della skill. Non so, mettere la foglia, il mappamondo, l'aereo, a secondo di che cosa vogliamo andare noi a valutare, diciamo. Quindi chiudiamo. Questo riguarda le skill degli atteggiamenti positivi, propositivi, partecipativi, collaborativi degli alunni, dei singoli alunni nella classe. Invece, se ci stanno dei punti diciamo su cui bisogna lavorare, allora clicchiamo su necessita lavorare, aggiungiamo una skill. Ad esempio, non so, se essendo un compito in geografia possiamo andare a valutare lo stato dei quaderni, quindi se lavora, se non lavora, come lavora, se è ordinato o meno. Quindi possiamo mettere quaderni, peso del punto 0, se praticamente i quaderni sono, diciamo, in ordine. Meno 5, se è proprio il massimo del disordine, però quello poi sarà valutato alunno per alunno. Possiamo cambiare la skill e quindi mettiamo, non so, quaderni. È banale, d'accordo, però è giusto per avere un impatto visivo più immediato. Ok, e possiamo aggiungere a tutte le skill che noi vogliamo, dove segneremo i punti di debolezza dell'alunno. Quindi mentre sul positivo noi andremo a registrare i punti di forza del singolo alunno, nei necessita di lavorare andremo invece a inserire tutti i punti di debolezza da sviluppare, ampliare, consolidare e via dicendo. Fatto questo, andiamo avanti e si apre questa finestra dove si invita gli studenti e i parenti. A questo punto qui, praticamente, in base ai nomi che noi abbiamo dati, il programma genererà una lista con un codice, con una sigla ben definita, che sarà la chiave di accesso sia per gli alunni che per i genitori. Allora, andiamo invita. Prepara in automatico gli inviti e mi dà il file praticamente da scaricare in PDF, quindi il file di geografia,
la classe DOIO, genitori e studenti, invitano per la geografia. Il file in PDF, non lo salvo, lo apro per farvelo vedere. Quindi, ok, apri. E vediamo praticamente che ci sono gli inviti. Io sono 8 pagine, perché comunque ho inserito soltanto 7 alunni, però ci sarà una pagina di invito per ogni alunno. Nella pagina che voi consegnerete agli alunni ci sarà praticamente nuovo su Classdojo, comunque inserisciti, e se non sei registrato basta che inserisci questo, diciamo, questo codice, e accedi immediatamente alla classe di geografia. Quindi, se invece sei già un utente, fai il login, comunque utilizzi questo codice e accedi alla classe di geografia come genitore. Invece, se sei lo studente, puoi scaricare l'app su Android, su iPad, comunque accedi alla classe DOIO con questo codice. Puoi accedere sia dal computer che dall'app del telefonino. L'importante è che per entrare nella classe inserisce questo codice qui. Quindi questo ed è tutto qui, è semplicissimo, facilissimo, e i genitori possono avere un riscontro immediato del comportamento dei figli nella classe. Quindi, fatto con gli inviti, chiudiamo e andiamo adesso a vedere la classe. Si apre il pannello e abbiamo quindi la nostra aula, quindi tutta la classe, e qui verranno riportate poi la media dei punteggi della classe. Dopodiché io voglio praticamente valutare Alessandro la giornata di oggi, come si è comportato. Voglio modificare il punteggio, edita skill su Alessandro, modifica. Alessandro oggi è stato molto bravo ad aiutare gli altri, gli assegno un bel 5. Salva. Necessita di lavorare. Alessandro, i quaderni veramente li ho controllati, non ha eseguito i compiti tutti a casa, quindi io gli metto in questo caso un meno 5 perché non ha svolto i compiti a casa, o magari non li ha fatti a scuola perché non gli andava. Comunque gli metto un meno 5, sono cattiva. A questo punto praticamente chiudo il programma, chiudo, mi vedo la storia di Alessandro, posso anche fare una comunicazione personale ad Alessandro e ai suoi parenti, aggiungo e pubblico. Ritorno all'aula e praticamente se clicco su Alessandro io avrò il voto, va bene, su come quello i voti che lui ha avuto, che gli ha assegnato. I genitori quindi potranno vedere tranquillamente l'andamento della giornata del figlio. Non solo, ma io posso anche vedere un attimo, perché posso registrarmi anche le presenze degli studenti. Quindi se uno posso segnare la presenza, l'assenza o anche il ritardo di 10 minuti, mezz'ora, o invece la puntualità. Quindi posso dire se Alessandro è entrato in classe puntuale o non è entrato o è arrivato in ritardo. L'altra cosa molto interessante di questo programma, salva le presenze, ok, sono tutti presenti, salva le presenze della giornata. Un'altra cosa molto interessante che ci offre DOIO nella nostra classe virtuale è la possibilità di creare una storia della classe, cioè posso aggiungere in tempo reale, in questo momento, la classe sta
facendo merenda, giusto per oppure dopo sarà impegnata in una ricerca in gruppo. Posso aggiungere anche una foto, caricarla dal computer, farla anche ai ragazzi stessi, quindi posso aggiungere una foto, se mi fa schiacciare, aggiungere un file, quindi non so, voglio mandare dei compiti a casa che ho trovato interessante, ecco, coding dinosauro ad esempio, apri, completato, e c'è un file che i genitori, anche gli alunni, potranno tranquillamente aprire, scaricare e lavorare sul computer di casa. Quindi pubblica, eccolo qua, gli alunni, i genitori potranno intervenire, potranno mettere un like, come potranno anche commentare. Grazie maestra, l'ho scaricato e diamo anche un like. Ok, è davvero molto molto carino. Poi c'è anche questa opzione di aggiungere delle card che sono già personalizzate, quindi so, in real time, winter break, welcome back, parent teacher night, happy Halloween. Vabbè, sono delle cose così carine, un pensiero carino. E allora, welcome back, welcome, share nella classe, geografia, ok, forse non va. Ok, dovremmo andare qui adesso e dovremmo vederlo, ma forse non c'è perché vediamo un attimo, faccio refresh, eccolo qua. Quindi ho fatto il refresh, me l'ha messo due volte perché ho cliccato due volte. È tutto qui. Poi abbiamo queste opzioni, queste finestre. Se io voglio comunicare soltanto con Alessandro, scrivo un messaggio. Ciao Alessandro, mi raccomando, ricorda ciò che ti ho detto. E questo è un messaggio soltanto per Alessandro, che potrà vedere soltanto Alessandro. Tutto qui. Ci sono anche la messaggistica, quindi ecco qui, per i genitori, per tutti i genitori, per i singoli alunni, per i genitori di Alessandro, per i singoli, e via dicendo. Ah, un'altra cosa interessante è che non soltanto noi possiamo inserire quindi soprattutto gli studenti, ma se abbiamo intenzione di far lavorare i nostri alunni in gruppo, possiamo formare, aggiungere un gruppo alla classroom. Il gruppo degli esploratori. Clicco su chi deve fare parte del gruppo degli esploratori e creo il gruppo, aggiungo l'altro gruppo che mi è rimasto, avventurieri, ho sbagliato, allora, avventurieri, e aggiungo gli altri, crea gruppo. Quindi ho creato due gruppi, esploratori e avventurieri. Quando noi daremo dei compiti ai gruppi, andremo praticamente poi a valutare
se hanno lavorato meno, quindi premi a gruppo, metteremo le valutazioni al lavoro che hanno fatto in gruppo. Questo è tutto, è un programma semplicissimo e francamente lo trovo molto bello perché non soltanto ci permette l'interazione con la famiglia, rende inutile i gruppi di WhatsApp che molte volte sono davvero, causano un sacco di problemi, pettegolezzi e via discorrendo, e i genitori hanno riscontro immediato di quello che fanno i loro figli dentro l'aula scolastica. Spero che troverete quest'app interessante così come è piaciuta a me. Vi saluto e alla prossima. Buona serata a tutti.